Si parte venerdì pomeriggio dalle mura di Lucca per un abbrivio davvero inedito e poi subito a sciropparsi la prova speciale Power Stage del Ciocco, neppure 2 chilometri di adrenalina pura che disegneranno la prima classifica del 46esimo rally del Ciocco e della Valle del Serchio. Fari puntati su Andrea Crugnola, campione in carica e ospite a Rombo di Motori. E diciamo che l'anno scorso è stata veramente una bella stagione e quest'anno ci riproponiamo con lo stesso pacchetto, quindi siamo molto fiduciosi e speriamo di poterci riconfermare, cosa che non sarà semplicissima perché comunque gli avversari non mancheranno di certo. In effetti il varesino, che avrà le note Pietro Elia Ometta, è ancora l'uomo da battere, va a caccia del tris, sia al Ciocco che di titoli tricolori. Proveranno a contrastarlo i rampanti De Tommaso e Andolfi, che avrebbero tanta voglia di strappargli il ruolo di erede designato di Paolo Andreucci, 8 volte vincitore al Ciocco, ma che non ci sarà. Tra gli outsider spera di far bene anche il lucchese Rudy Michelini, col nuovo copilota Matteo Nobili. Occhio poi al veloce sloveno Bostian Abeli, 147 gli iscritti, compresi 69 del campionato Rally Zona. 10 le speciali in programma, di cui 9 concentrate sabato, 3 volte Careggine, 2 Renaio e Puglianella e altri 2 passaggi all'interno del Ciocco. Il meteo promette forse un po' di pioggia alla partenza, nuvole sparse sabato, con arrivo nel tardo pomeriggio all'ombra della Rocca Ariostesca di Castelnuovo, e qui si torna all'antico. Il Ciocco costituirà come sempre l'abbrivio della nuova stagione del campionato italiano rally, che prevede 8 gare, 2 su terra. Come sempre e da sempre, Noi TV seguirà la corsa in ogni sua piega, con dirette delle prove speciali, partenza ed arrivo.